Parli tu o parla Leoni? Lui. Allora, Presidente, però ci deve anche dare qualche, non solo parlare della Locride, perché insomma ormai ne abbiamo già parlato, però io vorrei anche sapere che cosa prova a fare questo altro processo a Bologna, anche questa è una... Parliamo della Locride, però la strage di Bologna, come ha ricordato il dottor Racanelli, è uno degli eventi più brutti, no? Che ricorda la nostra storia. Allora, io innanzitutto vorrei dire una cosa, sono molto contento che la cantastoria Francesca faccia la maestra elementare e sono molto contento di aver sentito la poesia all'infinito, e dico perché, perché mia madre era maestra elementare e quindi ogni tanto mi capitava da bambino mi portasse in aula, per cui questo tipo di sensibilità, questo tipo di problema io me lo ricordo e l'ho annusato. Per quanto riguarda invece l'infinito, mio padre insegnava lettere al liceo classico ed era un leopardiano puro. Io stesso ho fatto liceo classico, per cui l'infinito fa parte del mio DNA e tutte le volte che lo sento mi viene un po' di pelle d'oca, come ho avuto anche qualche anno fa quando andai a vedere il film Il Giovane Favoloso. Detto questo, per quanto riguarda la Locride, io non è che non sono mai tornato nella Locride per una sorta di rifiuto, assolutamente, semplicemente non ci ho mai fatto rotta per le vacanze, tutto lì. E sono andato un paio di volte in Sicilia, ho preso l'aereo, quindi non era conveniente andare in treno per andare in Sicilia o in macchina, però mi farebbe molto piacere ritornarci anche per rivedere i luoghi, perché ormai sono passati più di 30 anni e io più che di Locri ho un bellissimo ricordo di Siderno, perché mi ricordo l'avvocato Placanica sta morendo, per esempio la cantante Francesca che si è cadenzata, ma ha detto che la città di Askenazio è Reggio Calabria perché c'è un conflitto di interessi notevole. Adesso non mi vorrei avventurare in dei campanilismi, però io ricordo quelle bellissime passeggiate sul lungomare di Siderno, non so se sia sì. Non c'è più. E comunque per me erano estremamente rilassanti e rigeneranti, ho questo bellissimo ricordo. E, per quanto riguarda poi l'evoluzione dello scrittore, come diceva l'avvocato Sottira, che adesso scrivo in maniera più fluida, più smart, in effetti è vero, però qui voglio mettere in evidenza un aspetto, questo deriva anche da quello che dicevo prima nell'intervista, e cioè che quando uno è giovane e inesperto ha molte più certezze, ritiene di poter molte più convinzioni, ritiene di avere dei principi morali molto saldi e di operare secondo determinate direttrici, cioè ragiona in maniera molto astratta. Dopo 30 anni e passa, 33-34 anni di magistratura, le mie sicurezze non dico che siano svanite, ma si sono affievolite molto. L'esperienza porta insicurezza, porta dubbio. E il libro Giudice per nessuno, io adesso sinceramente non me lo ricordo molto bene perché anch'io molto tempo che non l'ho letto. Sì, c'erano delle affermazioni un po' nette, affermazioni che oggi non farei, però devo dire che l'esperienza in Calabria, l'esperienza soprattutto nella Locride, è stata fondamentale per la mia formazione, per vari profili. Primo, perché ho potuto constatare anche l'evoluzione dell''Ndrangheta. In questi 30 anni devo dire che l''Ndrangheta ha fatto passi da gigante, è diventata forse la più grande holding del crimine mondiale, ecco, ma sulla base anche di acquisizione di competenze proprio manageriali, cioè sono molto molto bravi nel reinvestire i profitti e soprattutto nel non far accorgere come questi profitti vengono reinvestiti. Io mi sono occupato direi a un livello anche piuttosto delicato di 'Ndrangheta in Emilia Romagna, a Bologna, e ho constatato questa evoluzione, quindi adesso credo che
tutte le regioni italiane, in particolare certe regioni come l'Emilia, come la Lombardia, siano a forte concentrazione ndranghetista. E quindi dire che si tratta di una caratteristica di certe zone del meridione è profondamente sbagliato, è profondamente antiquato, e si rischia proprio di non avere una visione chiara del fenomeno in partenza. La frase "il notaio del crimine", ecco, io vorrei dire questo, è una frase un po' forte, però abbiamo parlato degli imputati, abbiamo parlato dei condannati, abbiamo parlato del carcere, ma non abbiamo parlato delle vittime, perché ci sono anche queste nella giustizia. Quando non si riesce a fare giustizia, o perché la gente non parla, o perché il nostro sistema è strutturato in modo tale che non consente di arrivare a una prova, oppure anche perché il giudice o il PM non c'è riuscito per vari motivi, anche forse perché non è stato bravo, insomma ci sta tutto. Ecco, e allora in questo caso il notaio del crimine, si resiste il crimine ma non si dà soddisfazione alle vittime, perché le vittime hanno bisogno della giustizia per credere nello Stato, per credere nella società. Non lo dico, hanno bisogno della giustizia per riparare il loro dolore, perché il dolore non si ripara, non si estingue. Una vita che ha sofferto la perdita di una persona in modo cruento non potrà, grazie a una sentenza favorevole, sentirsi paga, ma la mancanza di giustizia esaspera il dolore. Quello che bisogna capire, e per questo ho detto notaio del crimine, perché non, quando non si riesce a fare giustizia, purtroppo c'è anche questa contropartita che è veramente negativa. Per il resto i rimedi sono quelli che ha detto Antonello: ci vuole una revisione delle norme processuali e ci vogliono mezzi, c'è poco da fare, cioè mezzi vuol dire soldi, detto molto prosaicamente, soldi per costruire tribunali, per costruire carceri, per assumere personale, per velocizzare la giustizia. Se non ci sono i fondi, cioè purtroppo anche la giustizia, che è un servizio sociale oltre che un ideale, deve andare a braccetto con l'economia, c'è poco da fare, a braccetto con gli stanziamenti e purtroppo anche con gli sperperi e con i soldi che non ci sono più perché sono andati altrove. E voglio aggiungere un'ultima cosa, perché poi vabbè, non voglio portare via tempo, però qualcosa può fare anche il giudice per quando si tratta di svecchiare il procedimento penale, e io credo molto nella cosiddetta prova atipica, articolo 189 del codice di procedura penale, che molti identificano con le impronte digitali, con il DNA e basta. No, ci sono degli spettri molto, ma molto più ampi. La prova tipica non è solo la prova scientifica. Faccio un esempio banalissimo: noi dobbiamo identificare il posto dove si è verificato un certo incontro o dove abitava Tizio, via tal di tali, numero tot. Chiamiamo Tizio, un test che ci dice: ma guardi lì, si gira a sinistra, no, poi si va a destra, nessuno capisce niente. Si chiama un altro che dice: partendo dalla parte opposta, si gira a sinistra, poi si chiamano tre o quattro testi e non si hanno le idee chiare. Si tira giù, scusate il termine un po' prosaico, da Google Maps la cartina e abbiamo risolto con un semplice click, con due click, e abbiamo la prova inconfutabile che nessuno potrà mai contrastare. Allora bisogna anche cercare, attraverso una certa sensibilità e una certa adeguatezza ai tempi, di velocizzare là dove si può velocizzare. È qui che il diritto deve anche modernizzarsi ed essere al passo coi tempi, oltre che nel caso in cui il diciottenne si innamora della dodicenne ed è ricambiato. È chiaro che qui il diritto si deve svecchiare, come si deve svecchiare ammettendo, secondo me, la cosiddetta intervista sull'imputato, per sapere chi è questa persona, che cosa ha vissuto, perché noi conosciamo solo, abbiamo solo il certificato penale e basta, andiamo a tentoni quando dobbiamo approcciare un imputato, non sappiamo assolutamente niente di lui, e quindi si danno delle pene commisurate al fatto, quando magari non ci si rifugia nel minimo della pena perché è incensurato. Insomma, questa è una giustizia fatta proprio coi piedi, neanche con l'ABC. E per il resto volevo dire un'ultima cosa: questo libro è stata
una sorta di diario di bordo che è stato scritto 8 anni, circa 8-9 anni prima che venisse pubblicato. Come d'altronde un diario di bordo era stato giudice per nessuno. A me piace molto a volte scrivere le impressioni, ricordarmi certi fatti, annotare, fare una registrazione così di tipo diaristico di quelle che sono state le mie esperienze, soprattutto sotto il profilo umano. Poi però era un libro che era rimasto nel computer, una volta si diceva nel cassetto, adesso si dice nel computer, e non avevo intenzione di pubblicarlo, fino a che una mia amica mi ha regalato il libro di Ebner. E io ho constatato che Giampi Kelly finalmente era uscita da quel circuito iniziatico per addetti ai lavori. E ho detto, ma hai visto mai che la mia raccolta di racconti e di riflessioni possa interessare Giampi Kelly? Allora ho fatto 2 click e ho mandato a Giampi Kelly. Dopo 4 giorni mi hanno risposto dicendo che erano interessati. È stata una bellissima sorpresa, anche perché a me sinceramente più che pubblicare il libro interessano poi queste occasioni in cui si condividono i problemi della giustizia, magari le persone che ascoltano con maggiore attenzione, perché è un giudice che parla, quindi uno che è portatore di esperienza. Per quanto riguarda la strage, io non parlo mai dei processi che mi capitano, a maggior ragione di un processo come questo. Posso dire semplicemente che è un'esperienza professionalmente molto importante e che sono contento di fare. Anche perché io sono emiliano, trattino romagnolo, ma il 2 agosto per un pelo non ero in stazione, proprio per un puro caso di destino. Basta.